Buongiorno. صباح الخير. Buongiorno. Ringrazio innanzitutto il presidente Sepsi per la sua accoglienza in questo magnifico posto. Che le nostre relazioni tra Italia e Tunisia siano relazioni antiche lo dimostra il fatto che siamo qui a Cartagine, in questo palazzo, e tra Roma e Cartagine ci sono state rapporti antichi che poi hanno dato luogo a una straordinaria amicizia. Oggi le relazioni economiche, culturali, politiche tra la Tunisia e l'Italia sono eccellenti. Siamo orgogliosi di essere presenti in questo paese con le nostre imprese, di essere il secondo partner economico della Tunisia, di avere un'importante comunità tunisina impegnata e rispettata in Italia. Con il presidente Sepsi abbiamo innanzitutto confermato l'impegno comune contro il terrorismo, che vede insieme i nostri governi, le nostre forze di sicurezza, le nostre intelligence, collaborare in una sfida che è sempre più impegnativa e alla quale dobbiamo fare fronte insieme. Siamo entrambi colpiti dalla strage terroristica che è avvenuta ieri nel nord del Sinai. Abbiamo tutti espresso la nostra solidarietà al governo e al popolo egiziano e la nostra vicinanza alle vittime. Siamo consapevoli del fatto che questa orribile strage terroristica è uno dei segni del rischio che le forze terroristiche che hanno combattuto per Daesh negli ultimi anni, insieme a gruppi di Al-Qaeda e di altre forze jihadiste, possano costituire una minaccia grave. Per questo dobbiamo contrastarla insieme. Naturalmente la risposta al terrorismo non può essere solo militare. Il successo di questa risposta dipende dalla forza delle nostre società e da questo punto di vista il modello, l'esperienza della Tunisia, di una democrazia pluralistica, capace di dialogo interreligioso, nella quale c'è anche una esperienza esemplare di rafforzamento e emancipazione dei diritti delle donne, è un'esperienza esemplare per la regione intera. Con il presidente Sepsi abbiamo anche constatato l'ottimo andamento della collaborazione tra i nostri due paesi sulle questioni migratorie. Sapete che c'è un accordo da 6 anni che regola la collaborazione tra Italia e Tunisia e il buon funzionamento di questi accordi si vede anche nei momenti in cui ci sono delle difficoltà. Noi abbiamo avuto qualche piccola difficoltà durante l'estate, una difficoltà, lo voglio sottolineare, che non aveva nulla a che fare con la riduzione dei flussi in arrivo dalla Libia, era semplicemente un incremento di limitate proporzioni di migrazioni irregolari provenienti dalla Tunisia. A questo incremento abbiamo fatto fronte insieme, collaborando i nostri due governi, e si può dire che già dal mese di ottobre la situazione è tornata nella sua sostanziale normalità. Infine abbiamo con il presidente Sepsi condiviso le nostre valutazioni sulla situazione in Libia. Naturalmente la Tunisia è un paese che ha un interesse diretto enorme nei rapporti con la Libia, avendo un confine con la Libia molto esteso.
e il presidente Sepsi ha una esperienza, una conoscenza del problema notevoli, e quindi mi ha fatto particolarmente piacere constatare l'assoluta convergenza di posizioni tra Italia e Tunisia nel sostegno al tentativo di mediazione dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, nell'idea che non ci possa essere una delle parti in grado di prevalere sul piano militare, nella necessità di favorire il dialogo, l'incontro tra le diverse componenti libiche, senza consentire che interessi diversi da quelli nazionali della Libia esercitino un'influenza negativa. Quindi Italia e Tunisia lavoreranno insieme per evitare che nelle prossime settimane si creino motivi di tensione in Libia. Grazie. Shukran.